benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo insieme questo risotto decisamente insolito dal sapore autunnale, mele, specchia, asiago. Gli ingredienti che ci occorrono quindi sono 80 g di riso, io utilizzo il Carnaroli, una bella pentola di brodo, di verdura, di dado o ancora meglio di carne, un paio di mele piccole tagliate a cubetti, 120-100 g di asiago tagliato a cubetti, dello speck, io uso questo in striscioline, una quarantina di grammi di pecorino, sale e olio cipolla per il soffritto e infine mezzo bicchiere di vino bianco. Io per ogni risotto che si rispetti utilizzo per il soffritto anche una noce di burro, trito quindi una cipolla a pezzettini, la aggiungo e lascio soffriggere per qualche minuto. A questo punto, quando il burro comincia a sciogliersi, aggiungo le mele a cubetti, io ne ho utilizzate un paio piccoline. Mescolate per bene e lasciate insaporire proprio per un paio di minuti e a questo punto aggiungete anche il riso a tostare. Il riso è tostato quando diventa chiaro e trasparente, quindi lo vedete ad occhio nudo. Mescolate e aggiungete un bicchiere di vino bianco per sfumare. Continuate a mescolare finché il vino si è esaurito e portate il riso a cottura continuando ad aggiungere brodo al bisogno. Intanto in una padella antiaderente ho cotto lo speck che deve essere bello croccante per dare il contrasto con la morbidezza della mela. Quindi mentre il riso cuoce lasciate cuocere anche lo speck, ricordatevi di continuare a mescolare il riso che altrimenti durante la cottura attacca e quando il riso è quasi pronto aggiungo un'altra piccola noce di burro, una bella spolverata di pecorino o di grana e infine lo speck bello secco, bello croccante. Mescolate per bene, spegnete il fuoco e una volta spento il fuoco aggiungete anche i cubetti di asiago. Potete utilizzare come alternativa anche il taleggio. A fuoco spento mescolate, lasciate sciogliere il formaggio che diventerà super filante, impiattate e il riso è pronto. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, scrivetemi un commento e se volete attivare le notifiche dei miei prossimi video cliccate come sempre la campanella qui in basso a destra. E noi ci vediamo alla prossima video ricetta.